Ortigara 76, www.ristorantelaura.it. Info 0541 21 631. Quando lo conosci non lo lasci più. Music Generation. Bentrovati. Questa è Music Generation. Music Generation è il programma a cura della BMG, PMS e Platinum Records. E come vedete qui alla mia sinistra c'è Clary B. Ciao. E alla mia destra c'è Elfo, il nostro ospite, yes, prelibatissimo, perché è oramai è frequente. Terza volta con la fa parte dell'arredamento. Elfo, come stai? Tutto infatti bene? Hai visto che mi sono vestito di blu, così faccio pandan. Fra l'altro è anche dimagritissimo, quindi ha fatto probabilmente la dieta della mela, io immagino. La tua dieta? Sì, ha fatto la dieta della mela. Sì, sì, certo. Quindi sicuramente allora sicuramente è dimagrito. È dimagrito perché ha fatto la dieta della mela anche lui. Allora, Clary, come stai? Tutto bene? Io tutto bene. Visto che caos che c'è a Bologna con il Cersai e poi c'è ancora l'estate. Cioè. Ancora estate, io voglio l'inverno, l'ho detto la scorsa puntata, ma no, non arriva. No, io non lo voglio. Non arriva. No, io voglio l'estate tutto l'anno. Vuoi andare al mare? Ma non solo, io voglio il caldo, mi piace il caldo, io sono nato poi nei territori caldi, caldi. Io sono il più marocchino di voi tutti, quindi... Ecco. Tu sei di origine campana, lui di origine calabresi, io sono di origine... sotto la Sicilia, dalla Libia, Tripoli, ecco, ah, lì, bel sol d'amore, caldo. Tutti diversi. Allora, con che cosa partiamo? Perché naturalmente c'è Donato che scalpita, che non vede l'ora di iniziare a inserire il primo video, che poi video oggi ce ne sono pochi, abbiamo dei gran collage di foto in una Bologna che stiamo guardando sotto un sole che picchia e una tangenziale... piena di macchine causa una fiera che c'è oramai da 6-7 giorni. L'unica rimasta. Ricordiamo sempre il numero che è il 336 20 64 68 se volete scriveteci un messaggio che oppure, noi lo leggeremo qui. Oppure su Facebook, oppure sul titolo TV, sulle nostre pagine che adesso inizieremo a condividere. Clary, di chi parliamo adesso? Parliamo di Francesco Calderoni. Nel 2017 pubblica il primo album con la PMS Breakfast Motel. Seguono poi nel 2019 due singoli che si chiamano Dust e Blue, e il 17 novembre esce Pioggia, che è il primo brano in italiano di Francesco. Addirittura nel 2006 vince il Mamilu Summer, e adesso arriva con un bellissimo brano. Non siamo ancora nell'inverno, ma lui ci presenta un brano che si chiama Inverno. Di questo brano abbiamo soltanto un audio con delle foto, il video deve ancora uscire, ma noi ve lo mostriamo subito. Bravissima, e Francesco, vai Calderoni. Calderoni, Inverno. Cliché, la crema al cocco sulla pelle, poi un certo che la testa ruota come in una giostra luna park. Dicono estate, vivi la tua libertà. Ascolto un po' di musica, vedrai mi passerà. Metto sul battiato, lui di certo capirà. Faccio mai cambiare idea sulle cose, sulla gente, ma l'inverno arriverà. C'è un centro di gravità permanente e non mi faccio mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Sì, questo inverno
suono delle foglie mentre cadono. Potessi fermare le ore in questo disco bar. Stanno passando un po' di musica al festival bar. Intanto c'è Battiato, lui di certo capirà. Faccio mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Questo inverno mi salverà. Cerco un centro di gravità permanente. Io non mi faccio mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Questo inverno mi cambierà. Complimenti Francesco, bellissimo questo brano, siamo curiosissimi bellissimo, di vedere insomma, il tuo video. È un bel brano, ma Francesco, ma questo qua è il centro di gravità permanente, sì o no? Mi sembrava di conoscerlo. Questo qui l'abbiamo suonato negli anni 80, forse non eri neanche nato, negli anni 80, da 81, 82, 83, 84, per ben quattro anni il caro Battiato ha cavalcato le nostre classifiche, primo in classifica fra lui, Alice e Giuseppa Romeo, Giuni Russo, con i loro brani scritti da Battiato. Insomma, centro di gravità permanente che adesso si intitola Inverno di Francesco Calderoni. Bello, bella l'idea di tornare su con un brano molto, molto interessante. Di chi parliamo adesso? Con Paolo Piermattei. L'abbiamo presentato anche la scorsa settimana, nella puntata precedente. Sì. E diciamo qualcosina di lui. Allora, lui ha lavorato a fianco ad Alla, quindi ha avuto diciamo un passato molto 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 interessante. Ha scritto La strada e La stella, Quest'amore anche se il tempo passa. Adesso si mette in gioco ed esce allo scoperto con il suo primo singolo, che è proprio il suo primo in assoluto, perché lui prima diciamo che è sempre rimasto un po' rinchiuso nella sua piccola stanzetta, che anticipa l'uscita dell'album Le voci del piano di sopra, di ben 12 brani. Quindi andiamo a presentare il suo primissimo singolo, che si chiama Le voci del piano di sopra, è l'album, ed invece è Al semaforo, in fila ad un semaforo. Collage di immagini abbiamo. Il mio compleanno in fila a un semaforo. Tutti in attesa, tutti che cercano qualcosa. Tutti hanno un'auto, tutti hanno uno scheletro, tutti hanno un ex. Nessuno più ascolta, tutti che parlano, e lì, e ma, e bla bla bla. Di dietrologi, angeli, demoni, microcriminalità. Illusionisti, delusionisti, tutti stanchi di se stessi. Thank you.
Chiediamo scusa ai nostri telespettatori. Paolo. Chiediamo scusa ai nostri telespettatori in quanto non era un video, in realtà era semplicemente la copertina del disco, perché il collage l'abbiamo mandato la settimana scorsa. Ma noi facciamo comunque lo stesso complimenti a Paolo. Complimenti Paolo. Grande per Paolo. Questa canzone bellissima. E va bene, però adesso abbiamo una novità, abbiamo Valentina Livi. Novità? Oserei dire. La canzone è una novità. La canzone è una novità, lei l'abbiamo avuta tantissime volte qui, non fisicamente qui purtroppo, ma un giorno magari verrà a trovarci. Ma l'abbiamo presentata tantissime volte con dei singoli davvero molto molto belli e molto molto originali. E oggi esce allo scoperto con un nuovissimo singolo. Noi diciamo che l'abbiamo conosciuta con Smetti di ragionare. Poi ricordiamo che lei è una grandissima artista che comunque ha partecipato a X Factor. Viene comunque da una famiglia di musicisti, quindi è influenzata da sempre da un clima molto molto importante attorno a sé. E ora ci propone, adesso non abbiamo ancora diciamo un video effettivo, ma abbiamo sempre con delle foto. Non lo so se sono delle foto a questo punto, che penso che sia anche questo solamente alla copertina del disco. E comunque andiamo a verificare. Andiamo a dare una controllata. Tanto quello che dobbiamo ascoltare è la canzone. Esatto. Valentina Livi. Questo che uomo è. Questa corsa finirà dove altri son passati già. E non credere sia meglio vivere senza libertà. Uccidere e scappare, questa corsa non ha senso se il mio senso lo devi scegliere tu. Tanti libri sono stati scritti su di noi. Subite o recate, che mostri siamo noi. Scherzo bianco, sei arrivato prima di me. Poi gli racconto di quell'uomo
fatto spegnere. Lui mi ricorda che il perdono non si deve perdere. Questo che uomo è, questo che uomo è. Rientriamo dopo questa canzone di Valentina Livi che ha cambiato molto genere negli ultimi due brani. Mi ricordo i primi brani, Denti e anche Come smetti di ragionare, erano molto veloci, molto più allegri. Ha preso una strada un po' più, diciamo, più struggente, più introspettiva. Forse preferivo la strada, diciamo, più allegra. Ha fatto però, questa scelta per però ha fatto questa spezzare scelta. Un po' questo clima di, insomma, felicità, allegria, con un pezzettino un pochino più malinconico, magari ritornerà sui suoi passi successivamente. Ma adesso andiamo con qualcosa di diverso. Allora, abbiamo delle locandine, se non sbaglio. Sai, Elfo, abbiamo delle locandine perché i live forse riprendono. Quindi andiamo a vedere un po' un paio di locandine di questa settimana. Oh, ecco, allora il 2 ottobre 2021, vale a dire domani, alle 17.30, c'è Nonna Rock, che è stata qui ospite e qui da noi in trasmissione. Grande Nonna Rock. Grandissima Nonna Rock, Emilia Mascolo, per la festa dei nonni che ci sarà domani a Calderara di Reno in Piazza della Cultura alle 17.30 2 ottobre 2021. Mi raccomando, prenotatevi sul sito per poter avere il posto a sedere, oppure se non vi prenotate dovete stare in piedi oppure nei bar laterali alla puoi rimettere di nuovo la locandina un attimo, un secondo, perché devo dire una cosa importante. Come vedete Nonna Rock non sarà da sola, sarà insieme ai Sosta Libera, che è il Sosta Libera è la band che da sempre ha accompagnato Nonna Rock, perché a Calderara di Reno si fa questa festa dei nonni e quale nonna migliore di Nonna Rock? Esatto. Ecco, lei c'ha anche un capello particolare, è bello colorato, ti ricordi Marcello? Certo, puoi tornare pure in studio. Ritorniamo qui da noi in diretta, quindi salutiamo Nonna Rock che so che in questo momento ci sta ascoltando. Complimenti, domani io sicuramente verrò a vederti. Perfetto. E che cosa abbiamo ancora? Abbiamo una grandissima artista che è anche un insegnante. No, no, abbiamo delle locandine ancora. Ah, vogliamo presentare la locandina? Abbiamo già detto. Ma quello sei tu, Marcello? Quello sono io, esatto. Quello sono io. Anche a te. C'è Max Giesel, perché al Bravo Caffè, che sarebbe l'unico locale, diciamo, dove fanno ancora dei live, che ha ripreso in questi giorni, martedì 5 ottobre, io e Giesel faremo una specie di viaggio attraverso la canzone d'autore. Noi siamo le canzoni sussurrate, ci chiamiamo, io e Max Giesel, presentiamo alle 21.30 nel dopo cena questo viaggio attraverso la canzone d'autore, quindi passeremo da Califano a De André e canteremo le nostre canzoni e tutto sfocerà poi alla fine nelle musiche dance di Giesel, perché Giesel sappiamo che fa delle musiche dance. Quindi vi ricordo martedì sera 5 ottobre alle 21.30 nel dopocena al Bravo Caffè. Per prenotarsi cercare sul sito Bravo Caffè oppure sull'evento che c'è su Facebook. Quindi Marcello Romeo e Max Giesel in un viaggio attraverso le canzoni d'autore, le canzoni sussurrate, al Bravo Caffè martedì 5 ottobre. Perfetto, possiamo ritornare. Dicevi che se abbiamo una novità, abbiamo una grandissima artista, Nia. Sì. La mitica Nia è anche un'insegnante di canto che ho avuto piacere anch'io di conoscere. Sì. Dal 2006 a Bologna, è siciliana. Sì. Si laurea poi in Fonoprint come corista, collabora con Iskra Menarini dal 2015 in PMS. Appartamento in Grace, Bambola Sgualcita, ecco i suoi bellissimi brani, molto 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 originali, non so se l'avete mai ascoltata, ma la potete cercare su YouTube e anche sui suoi social. È complicato, esce oggi, Imparerai, e Imparerai è il proprio singolo che ci presenta oggi la mitica Nia. È complicato, esce oggi, no, oggi esce... È complicato. Imparerai. No, è complicato, no, è complicato, era il vecchio disco. Sì, oggi esatto. Oggi esce Imparerai. Imparerai di Nia. Salutiamo Ciro e la Nonna Rock, so che ci stanno guardando in questo momento, avranno sicuramente sentito l'annuncio che abbiamo appena fatto. Quindi dopo È complicato, ecco a noi
e a voi imparerai. Che cosa abbiamo imparato? Non lo so, vediamo. Complimenti Nia, bellissimo brano, mi è piaciuto molto 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 simpatica anche tu. E questo veramente era un video, c'era, insomma, erano delle riprese fatte in occasione di quando è stato registrato il brano. E Elfo, ti è piaciuto questo brano? Sì, più dinamico. Più dinamico rispetto ai precedenti, sì. di oggi abbiamo un genere un po' più malinconico rispetto alle altre puntate. Vabbè, ma ci stiamo avvicinando. Però ci stiamo avvicinando a Elfo, che è bello dinamico. A Elfo, che è bello dinamico, bello torto. Allora, salutiamo Donatella Marchetti, salutiamo Diego Gerbo, salutiamo Marco Belluzzo. Naturalmente, grande Marco. Anche mia mamma, ok. Grande Marco, grande Marco. E, come si chiama? Scusate, mi unisco. Saluto tutti gli artisti, no? Che ci stanno anche ascoltando. E ci stanno guardando. Ligabue, Morandi. Chiunque, no. Ci sta guardando. Gli artisti. Perché mi hai detto che mi stava scappando lo spoiler e poi allora l'ho tirato indietro. Sennò spoileriamo tutto adesso e dopo. Esatto, certo. Esatto. Però, visti i tempi, che siccome il tempo vola, corre ed è tiranno, cominciamo ad affrontare con te un certo tipo di discorso. Innanzitutto, noi abbiamo qua un album. Dove, eccolo qua, lo facciamo vedere. Eccolo qua, bellissimo. Noi abbiamo un album che si chiama Grafite,
Ed è l'album nuovo di Elfo, che è uscito poco prima dell'estate, in un periodo di lockdown. Quindi oggi questo album si può trovare sia fisicamente sul sito BMRG, su Amazon e naturalmente anche su Spotify, su tutti i digital store, dove poterlo scaricare sul telefono. Ma se uno lo vuole fisicamente, l'album è questo, è veramente bello, lo consiglio, è ancora da collezione e rimane ancora. Lo puoi mettere in macchina, lo puoi ascoltare dove vuoi, puoi masterizzare altri CD, puoi scaricarlo sul tuo computer, insomma, è la copia, rimane sempre. Tutto ciò che loro non dicono è stato il brano, diciamo, portante di questo album, che abbiamo avuto modo di vedere il video tantissime volte, che ha spopolato. Abbiamo imparato cose incredibili con Raffaele. Ha fatto un mese su tutti i Ticotà, tutte le coppe, tutti i McDonald's d'Italia in rotazione. L'abbiamo scoperto dopo noi, perché sono arrivati i moduli compilati della SIAE ed è stato preso per un Netflix di arti marziali internazionale come colonna sonora. Questa l'avevo saputo. L'abbiamo scoperto dopo questo. Però, grazie. Però anche Oblò. Anche Oblò, che abbiamo visto, sì, qua, e abbiamo avuto modo di seguire e di sentire. Che cosa ci puoi raccontare di questo album? Oggi che ce l'abbiamo qua in mano fisicamente, ci sono dentro 13 brani. 13 brani. Che cos'è Grafite? Grafite è il diamante, è la punta, che è quello che non riesci a scalfire. Perché? Perché sono rientrato facendo rap dopo un paio di esperienze tra libri, cose teatrali ed altre cose, che ho fatto altri generi musicali, e volevo dare un'impronta particolare. L'impronta particolare è di un CD che è misto, spazia dallo swing alla parte un po' più reggae, ragamuffin, a qualcosa di più serio, come avete sentito tutto ciò che loro non dicono, Carolina, sempre mandando un messaggio comunque, anche nello scherzo, come Priamo, che è rientrato nell'album, che ha partecipato alla campagna contro l'abbandono degli animali, e quindi tante cose che sono all'interno, e tanti singoli che sono andate molto forte, sono racchiusi in questo album, che è Grafite. Che proviamo è a dire un anima. Po' i titoli. Tutto ciò che loro non dicono. Seconda traccia Carolina, alla terza traccia Blow, poi Elfo. E mi hai spiegato tante volte cosa vuol dire Elfo. Elemento liquido, forza originale. Elemento liquido, forza originale. Forza originale. Poi sono le cicatrici del destino, vite in plastica con Masta. Chi è Masta? Masta P è Calafro Sound Power, è praticamente uno dei gruppi storici della Calabria, che hanno fatto tantissime cose, hanno sempre combattuto la mafia, hanno girato anche con i furgoni sequestrati dalla mafia per i terreni che poi sono stati praticamente... Quindi è un featuring, sì, con questa band? È no, lui Masta P è un singolo, ma è fortissimo. Ah, è un singolo. Poi ci sono altri... Come viene, bravissimo. E anche troppo positivi. Bravissimo, che doveva uscire un video, ma poi siccome c'è stato il lockdown, Troppo positivi era un po' pesante, come, anche se parla di altro. Però abbiamo un feat veramente importante, che è quello di Kento, che comunque è uno che è impegnato da una vita nei carceri, praticamente aiuta i ragazzi ad ogni condizione, che parla praticamente dell'immigrazione. Lui è quello che dà proprio la voce, mentre io tra virgolette sono un po' la voce dell'ambiente, anche di alcune piccole cose, lui è la voce di chi non se lo può permettere, quindi di chi è stato in galera, di chi ha problematiche, insomma, un po' più. Questo è un album tutto da ascoltare, da che mettere ha una grande storia, poi c'è una storia dietro, perché Elfo è molto profondo, tant'è vero che oggi è qua non tanto per presentare la sua musica, quanto per parlare di un problema ostico, un problema che quando arriva l'estate compare e che purtroppo in Italia, come in California, è molto presente, ma soprattutto in Italia è un argomento piuttosto anche misterioso, perché le cause, anche se ci sono e le sospettiamo, molte volte vengono definite come cause naturali che possono causare queste situazioni. Elfo, di cosa vogliamo parlare? Un progetto che si chiama Artisti Uniti per la Calabria, ci sono 15 artisti, più anche dei cantanti, poi che ha lavorato la base, ma dietro c'è un mondo gigantesco. È nato questo progetto per riforestare l'Aspromonte, partiranno vari... Riparliamo, per riforestare l'Aspromonte. Ok, mi blocco qui. Vai. Per riforestare l'Aspromonte.
partiranno dei progetti pilota che andranno nelle scuole per chiaramente sensibilizzare, perché ricordiamoci sempre che un albero è vita, se non ci sono gli alberi noi non viviamo, e quindi faranno all'interno di questo parco che è un parco dell'UNESCO, oddio non mi viene come si dice, patrimonio nazionale dell'UNESCO, sì. Esatto, un lapsus, e mi emoziono a parlare di queste cose importanti, e faranno un parco all'interno per gli artisti in cui si potrà dipingere, ci sarà chi lavorerà in legno, faranno degli spettacoli per sensibilizzare e valorizzare la zona in modo tale che queste cose non accadano più. Chi vuole donare chiaramente va in Chiocciola per l'Aspromonte, può donare, chi vuole scaricare il brano è comunque ben accetto, perché ogni volta che si scarica comunque va a incrementare un po' quello che è il guadagno, quindi la riforestazione dell'Aspromonte. E dopo abbiamo fatto un mini video, poi quello ufficiale che verrà girato all'interno del Parco Nazionale uscirà il 15 ottobre. E oggi che cosa ci hai portato da poter far vedere i nostri telespettatori? È un video con la canzone che è uscita il 30 e si chiama Per Rinascere, il simbolo della Fenice. E in questo video cosa c'è in questo video? Guardiamo le immagini di questo video. Cosa dici, Clary? Guardiamo le immagini. Sei curiosa? Molto, moltissimo. Quindi poi approfitteremo dopo per le domande, sono curiosissima. Certo. Allora, regia, andiamo pure con Elfo per Rinascere. Per Rinascere. Brucia il mio cuore come l'Aspromonte, il riparo da una pioggia nera dentro le grotte. Il mio sogno è che qualcosa possa cambiare, dietro il fuoco non mi spaventa, davanti ho il mare. È quella musica che prende vita, gli spartiti con le note sono acqua contro fiamma viva. Ehi, i sorrisi della gente andati in fumo, il pianto sopra i visi prende il posto di nessuno. Brucia una radice, risorge una fenice, il fuoco brucia e marca come una cicatrice, bella come un'attrice che il boulevard si sogna, per questo tra la gente tu sei Calabrifornia. Sai che tutto dura poco, non lo spegni questo fuoco, ho l'anima che brucia di fronte un cuore vuoto, mi chiedo come fanno a non guardarsi attorno, la mia terra ancora brucia soltanto per qualche soldo. Se una fenice ritorna a spiccare il volo, vai!
canzone prende nel volo. Bellissimo questo brano, Elfo. Ricordaci chi ha collaborato con te, chi esatto. ha cantato, che... Sono 15, non me li ricordo tutti, ma sono 15. Mamma mia. Ci sono anche dei nomi importanti, c'è Easy One, c'è Clacat, c'è Kento, Immortal Zero, Matt Simon, per capirci, è quello che cura il marketing dello chef Barbieri. Ah, ecco. E poi abbiamo Christian Zuin. E poi c'è un altro ragazzo che ha creato 8900 con tanti altri ragazzi, ora tutti non me li ricordo, siamo una marea, però andate a vedere, comunque ci sono scritti tutti i nomi, andate in Artisti Uniti per la Calabria e ascoltatevi sto pezzo, scaricatelo, che questo brano comunque... poi lancia un messaggio molto molto forte, basta solo anche vedere le immagini, insomma, che è bruciato veramente tanto, sono bruciati tanti ettari di anche alberi che avevano 500-600 anni, quindi una tristezza infinita, perché comunque stiamo portando questa terra allo stremo e non ci fa tanto bene. Siamo gli unici animali tra virgolette che si distruggono da soli, perché comunque è una bellissima iniziativa. Io sono molto contento che tu hai portato questa trasmissione, questa iniziativa. Facciamo i complimenti, anche perché non è da tutti adesso, diciamo, approfondire un tema del genere, ecco. E poi dicevi che se uno vuole fare una donazione va al sito chiocciola per l'Aspromonte, esce praticamente il sito su Google e lì ci sono, fanno vedere tutte le cose che stanno facendo e i progetti che nasceranno, eccetera eccetera. Poi chiocciola per l'Aspromonte, esatto. Entrando su questo sito qua si può fare la donazione per rinascere, aiutateci per questo progetto Open Inasso, di cui Elfo è uno dei promotori insieme ad altri artisti, che abbiamo visto. Si tratta di una sinergia molto forte, sono anche produttori americani. Detto questo, abbiamo uno spot? Vediamo che spot è, ma sì, qualcuno l'ha già visto. Perché in questi giorni su Radio Italia c'è questa promozione. Libia è un cielo illuminato nel silenzio del deserto, è un viaggio da iniziare, è un libro sempre aperto nelle tue vene del deserto, è un viaggio là sospeso. È il 25 giugno, la mia lunga strada è stata cuore illimitato, è la storia di una vita, una lunga vita. Ecco, sì, bello, era questo Marcello. Lo spot. Ma sì. Ci sono anch'io, non me l'aspettavo. Ci sei anche tu, beh, sono foto prese qua un tempo fa, come avete visto Melissa Lagiglia, perché Melissa Lagiglia canta con me questa canzone Ghibli. Nei prossimi giorni dovremo fare il video. Comunque Ghibli è su tutte le piattaforme, su Spotify naturalmente si può trovare, e naturalmente anche nel mio album Dolce Amaro, me lo presento io da stesso, che è già qualche mese che è uscito, però mi sta dando molte soddisfazioni, e alcuni brani di questo album qua le canterò martedì sera al Bravo Caffè. Tornando invece a Bomba d'Elfo, che video abbiamo noi di Elfo adesso? Cosa ci presenti oggi, Elfo, oltre a Per Rinascere? Cosa ci hai portato? Mi spiace che sono due pezzi abbastanza seri, anche se io scrivo anche tanta roba allegra. Però oggi siamo in tema comunque. Però oggi di allegro c'è pochissimo. Ma sai perché? Perché secondo me stiamo arrivando un po' all'inverno, la nebbia, un po' di... No, in quel di Bologna, quindi... Quindi abbiamo tutti un po'... Un po' più chiusi. Un po' più chiusi siamo. Ecco. E quindi tutto ciò che loro non dicono. Tutto ciò che loro non dicono. Regia, grande Donato, a caval Donato non si guarda? In bocca. Ecco, in bocca. Beh, eppure andiamo. A 3 anni avevo il mondo in spalla, poi la morte di mio padre, fino a 13 anni senza una famiglia scialla, il diavolo della Tasmania, la rabbia poi corrode il fegato, la pelle diventa gialla, in giro per i carceri d'Italia, pezzini delle camicie mangiate quando si tarla, quando si parla, quando non hai vissuto McFarlane, la voglia di rivincita, la vita in una classifica a balla, la musica ti salva, palla, sfondo un blocco coi caramba, mio
mio fratello che guida col ferro sotto la gamba. La paura è tanta, senza casca 180 si canta che ti passa. Stringi forte queste braccia, 11 anni a testa bassa, e da 14 un'altra scossa. È una promessa fatta, questa fossa la mia pelle non si adatta. Scatto un altro sogno, pezzo scappa. Un'altra volta ce la scacchi, parla il rap della strada vera. Se la tua vita è una balena, la mia non basta, una vita intera per raccontarla, tu balla. Quante volte ti sei visto in questo cielo immenso? Sei un puntino che scompare in mezzo all'universo. Sei caduto mille volte ma ti sei rialzato, e quell'indice puntato non ti ha più scalfito. Un incontro occasionale con sto suono eterno che mi ha detto puoi volare fuori dall'inferno. Ho saltato così in alto che mi scoppia il cuore. Ho imparato a sognare, non mi puoi fermare. Guarda avanti, stringi i denti ma li ho consumati. Versa lacrime d'argento, gli occhi insanguinati da una rabbia, dalla vita astratta. Troppe volte sei distratta, chi ti dice scappa, scappa. Poi mi nascondevo al buio senza dire niente. Questa musica immortale ha preso la mia mente come un naufrago con l'effetto salvagente in mare. Le parole sono ancore attaccate al cuore. Poi con gli occhi di un bambino diventato un uomo. Cicatrici del destino ho fatto quel che sono. Mentre l'indice è puntato addosso della gente mi diceva sei un mafioso, tu non vali niente. Ma ho corso così forte che ho sfidato il vento. Ho studiato così tanto, non ho perso tempo. E negli occhi ho la saggezza di chi sa volare, la profondità nel cuore di chi ha sfidato il mare. Quante volte ti sei visto in questo cielo immenso? Sei un puntino che scompare in mezzo all'universo. Sei caduto mille volte ma ti sei rialzato, e quell'indice puntato non ti ha più scalfito. Un incontro occasionale con sto suono eterno che mi ha detto puoi volare fuori dall'inferno. Ho saltato così in alto che mi scoppia il cuore. Ho imparato a sognare, non mi puoi fermare. Quante volte mi son visto in questo cielo immenso? Sono un puntino che scompare in mezzo all'universo. Ho lasciato la mia impronta sulle nuvole. Non è quello che volevi, non è grazie a te. Questo suono mi ha salvato 10, 100, 1000 volte. Ho visto gli occhi della morte ma non ho risposte. Tanta gente se n'è andata senza alcun motivo. Poi la legge della strada ha detto resta vivo. Quante volte ti sei visto in questo cielo immenso? Sei un puntino che scompare in mezzo all'universo. Sei caduto mille volte ma ti sei rialzato, e quell'indice puntato non ti ha più scalfito. Un incontro occasionale con sto suono eterno che mi ha detto puoi volare fuori dall'inferno. Ho saltato così in alto che mi scoppia il cuore. Ho imparato a sognare e non mi puoi fermare. Questo brano Elfa spopolato. Sì, sì, è andato veramente fortissimo. È piaciuto molto, molto, molto. Sì, 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 sì. Guarda, è veramente, dicevo che è stato un mese su tutti i McDonald's, tutti i Tigotà, tutte le Coppe d'Italia. Io all'inizio mi aveva scritto una mia amica dicendomi, ma è possibile che l'ho sentito a Tigotà? Poi mi ha mandato il vocale, ho detto, boh, mi fa strano. Dopo in realtà... Ma spieghiamo cos'è questo Tigotà. Una catena di negozi. Sì, una catena di negozi che c'è in tutta Italia. Coop c'è in tutta Italia, McDonald's in tutta Italia. Quindi l'hanno preso in rotazione. Non so neanche chi l'abbia scelta questa rotazione, però è andato molto bene. È stato preso per un Netflix internazionale di arti marziali come colonna sonora. È andato veramente fortissimo. E qui un applauso, la base l'ha fatta Raffaele Montanari. Quindi chapeau. Quindi anche io, guarda, sono entrato all'agenzia delle entrate e sentivo Romeo, vieni a pagare. Che questa è andato molto molto quotato. No, a parte gli scherzi, comunque so che ci sono queste situazioni in cui, per esempio, in alcune cooperative alimentari, nelle Coop, anche a Torino, so che girano i nostri brani della PMS, della BMNG, e stanno girando, e noi ringraziamo tutti coloro i quali li mandano, tutti quelli che ci intervistano, tutte le televisioni concorrenti che comunque ascoltano i nostri artisti e che mandano in onda le nostre interviste. Noi ringraziamo naturalmente chi ci segue. E possiamo dire i tuoi social? Certo. Parlaci delle tue piattaforme social, Facebook, esatto. Instagram, Spotify, racconta tutto. Hai visto tutto? Come te l'ha chiesto? Poi anche perché quando fa... Come te l'ha chiesto? Guarda, poi calabro su Facebook, Instagram... Gli occhi di Cleri, dillo anche alla parlaci delle tue piattaforme social. Se vuoi parlare o delle tue piattaforme social? Parlo delle mie piattaforme social. Esatto. Allora... abbiamo Elfo Calabro su Facebook, Instagram, e poi mi trovate sia sul canale della PMS, come ha detto già prima anche Marcello Romeo, potete trovare comunque il CD in vendita,
BMRG Music @gmail.com oppure BMRG BRG Music, BMRG Music, esattamente. E poi chiaramente sul mio Spotify Elfo. Grazie Donatella Marchetti che ha detto che Ghibli è bella. Grazie mille di questo complimento. Grande Donatella, ti seguo sempre. Direi che la trasmissione volge al termine. Ricordiamo anche noi le nostre pagine. Brava, pagina, esatto. Instagram Music Generation Rete 8, pagina Facebook Music Generation Rete 8 e chiaramente la nostra playlist Spotify che viene ogni volta aggiornata puntata per puntata. Ricordo di nuovo gli annunci. Abbiamo visto la locandina di Nonna Rock domani a Calderara di Renon, in Piazza della Cultura, a Nonna Rock con la sua band Il Sosta Libera, dalle 17.30 fino alle 19.30 si esibiranno con i brani di repertorio. Naturalmente canterà anche Piattaforme. Nonna Rock, che vi ricordo è di The Voice, che partecipò l'anno scorso a The Voice con la Clerici, con Clementino, Loredana Bertè, era lì nella squadra di Loredana Bertè, e poi c'era anche Albano e l'altro non mi ricordo mai chi era l'altro cantante sempre di Napoli, vabbè, comunque Gigi D'Alessio, sì. E perché infatti lui diceva dov'è Gigi? D'Alessio. Allora, poi vi ricordo anche l'ultimo appuntamento, martedì, per chi mi vuole seguire, chi vuole ascoltare le mie canzoni, le nostre cover, un viaggio attraverso la canzone d'autore al bravo caffè. Detto questo, possiamo partire con un brano se c'è lo spazio, oppure con la sigla. L'appuntamento è alla prossima settimana, stessa ora, con Elfo che vi saluta e speriamo di averlo ancora qua. Seguitelo in tutte le piattaforme e su YouTube naturalmente. Ci vediamo venerdì dalle 18 alle 19. E ascoltate anche le canzoni di Clary B ogni tanto. Ascoltatele. Tra per poco favore. Ne uscirà una. Sarà un grande evento. Spoiler. Ciao a tutti. Grazie. A voi la grammatica del cuore. Frequentiamo da tanti anni lo stesso corso di piano. Facciamo sempre finta di niente, ma poi ci cerchiamo. Valuta con precisione la traiettoria nel cuore. Prendi la mira, mandami un bacio, descrivimi l'azione. Stringi le tue pupille, spara il colpo migliore. Il tuo sì è una magia, parabola e follia. Entra nel mondo, stai al gioco, fammi capire che ci sei. Il tuo penso di sì mi scalda più del fuoco. Esplode nel mio cervello la grammatica del cuore. Gli specchi che ti confondono e ti senti migliore. Ti senti migliore adesso. Nasce la luna nei sogni come dei. Fianco, respira come lei. Nasce la. Centrale del latte di Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Dalla mattina presto fino a tarda sera, per una buona colazione, un pranzo di lavoro informale, una gustosa merenda. Per ogni occasione, non hai Sam, noi ci siamo, l'Altrove, bar, trattoria, pizzeria, un ottimo cibo, un grande cuore, schietto e ospitale, come i romagnoli, dalla nostra famiglia alla tua. Rimini, una bella vacanza al mare, una vacanza nella movida, nell'allegria, nella storia, nella cultura.
ma puoi avere di più. Una vacanza nella meraviglia. House Boats a Rimini. Veri e propri sogni galleggianti, belli, allegri, funzionali, spaziosi. L'ideale per un relax infinito. Quando arrivo qui, soprattutto con mia bimba e mia moglie, siamo in un oasi di pace. Un modo nuovo di vivere la vacanza nel profumo del mare, nel più completo relax, ma a 5 minuti dal centro, dalla movida, dalla festa. House Boats a Rimini. Vicino a tutto, lontano da tutto. Informati e prenota al 331-436-2384. House Boats a Rimini. 7 gol d'Emilia Romagna. Leader nell'ascolto medio. Leader nel prime time. Eccezionale e continua crescita dei dati d'ascolto. Lo Sport con Diretta Stadio, Il Processo, Crono GP, Motorpad, ma anche film, serial, magazine. Per la pubblicità della tua azienda o della tua attività, scegli 7 Gold. Cresci insieme a noi.